Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vede andare sul mio posto di lavoro verso il mio negozio. Io ho un'attività di informatica, assistenza tecnica dal 1999 a Siracusa in via Re Ierone II al numero 12. Chiunque volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20. Il sabato solo mattina, la domenica io uso per riposo settimanale. In questa diretta parlo di argomenti che possono essere più o meno interessanti, spaziamo su tantissimi tipi di argomenti a ogni livello, locale, regionale, nazionale, addirittura a volte parliamo anche di geopolitica e argomenti attinenti. Allora, oggi mercoledì 5 ottobre, giornata molto importante, abbiamo già richiesto il passaggio del Corriere Espresso Bartolini, tra l'altro io sono un BRT Point, quindi mi fanno un piccolo sconticino. Oggi partirà la busta verso l'ambasciata islamica iraniana di Roma. Questa busta contiene le ciocche dei capelli che conterrà le ciocche dei capelli che cittadine e cittadine siracusane hanno portato. In realtà c'è anche una priolese, hanno portato il negozio da me in questi giorni, quindi sabato, ieri e l'altro ieri. Spediamo queste ciocche all'ambasciata appunto per mostrare solidarietà al popolo iraniano. La lettera che allegheremo assieme alle ciocche è già pronta e chiede, non so se uomo o donna, all'ambasciatore di prendere le difese del proprio popolo, considerando che comunque sia il regime islamico lo sta reprimendo nelle proprie manifestazioni di libertà, nelle proprie manifestazioni sicuramente aperte all'Occidente. È un atto simbolico, ovviamente non pretendiamo assolutamente nulla, però serve a far vedere, a far capire, a far sentire che il popolo siracusano c'è. È una cosa molto bella, una bella iniziativa che è nata dal cuore, un modo per appunto manifestare sensibilità verso le altre persone, in questo caso la popolazione iraniana. Allora, altri argomenti di cui parlare, ce ne sono davvero tantissimi. Domenica confermato che faremo questa attività di pulizia, bonifica, recupero di differenziata in via Algeri, angolo con via Basilicata, angolo con via Lazio. Non è ancora chiaro se dobbiamo fare solo di mattina o di pomeriggio, perché ci sono disponibilità sia di mattina che di pomeriggio, per cui quasi certamente faremo l'uno e l'altro. Gli orari saranno dalle 8 alle 10 di mattina e dalle 17 alle 19 di pomeriggio. L'unico dubbio è sulle 17-19, secondo me comincerà a fare buio abbastanza presto, però vabbè, vediamo se gli altri danno queste disponibilità. Probabilmente in mattinata prepareremo un modulo, quindi potrete dare disponibilità anche voi. Altro argomento, ieri in una rapidissima consultazione, una volta ci è arrivato la possibilità di fare un bando, di partecipare a un bando per l'assegnazione ovviamente di una fascia oraria del campo Turcitto di Cassibbia, un campo sportivo che io non ho mai visto sinceramente, credo di aver capito che è un campo di calcio, credo di aver capito che c'è anche un pallone dentro stadio. Comunque mi è stato chiesto di valutare se ci sono altre associazioni, altri enti che insieme a noi vogliono partecipare, e eventualmente potremmo partecipare appunto nel prendere una quota di questa gestione. In cosa consisterà? Praticamente ci saranno delle fasce orarie in cui noi come Comitato Artisti Siracusani insieme all'associazione Batta la Pesca potremo organizzare all'interno un torneo di calcetto, piuttosto che c'è il terzo stadio, non so, ci sarà anche la struttura per fare del basket, quindi potremmo provare a fare dello street basket e così. Io ieri ho taggato 4 persone che penso, credo e sono sicuro essere molto vicine al campo sociale e o sportivo, per cui se ci sono portatori di interesse fatecelo sapere, per noi è un vero piacere partecipare a tutto quello che è bandi pubblici. Su questo ieri sera una persona
mi ha tenuto al telefono un quarto d'ora abbondante spiegandomi cosa vuole fare lui da grande, perché questa persona si candiderà, non ho ben capito, da sindaco piuttosto che a consigliere comunale, ancora io non ho capito, ma faccio un po' come crede. Al domande che io gli ho fatto, ma qual è la sua visione inerente alla gestione della cosa pubblica, lui ha cominciato a tergiversare, guardi, per quanto mi riguarda daremo supporto solo esclusivamente a quei candidati, a quei programmi dove la gestione della cosa pubblica sarà sempre e solo esclusivamente previo manifestazione di interesse pubblico. Ovvero, faccio un esempio per capirci, l'attuale amministrazione comunale ha dato tantissime concessioni senza passare da manifestazione di interesse pubblico, quindi quando questi signori parlano di bene comune già sono in errore, perché parlare di bene comune e poi dare degli affidamenti diretti all'associazione amica, alla ovviamente cozza. Noi del Comitato Artisti Siracusani, avendo sempre solo fatto attività nelle regole, nella manifestazione di interesse pubblico, non possiamo partecipare e non possiamo dare supporto appunto a questo tipo di amministrazioni future. Faccio un esempio, perché ieri sono stato chiarissimo: una delle prime cose che dovranno fare la prossima amministrazione comunale è sicuramente quello dell'indire dei bandi pubblici per l'affidamento di tutti quei parchi, tutte quelle aree che ci sono in questa città, ma purtroppo sono abbandonate a se stesse. Parliamo ad esempio del parco Robinson di Via Geri, ma dello stesso parco Robinson c'è Bosco Minniti, il parco Ozanam, ma anche quelle aree, ad esempio mi viene in mente quell'area giochi in via Maria Teresa di Calcutta, Madre Teresa di Calcutta, scusate, quell'area che fa angolo tra Viale Scala Greca e comunque ci sono tutta una serie di aree che vanno affidate. Se ci sono associazioni, enti che vogliono contribuire alla gestione, alla manutenzione, ben vengano e si facciano degli affidamenti diretti. Quelle aree che senza affidamento, senza bando pubblico sono state affidate, ovviamente questi affidamenti dovranno essere rimessi in discussione. Mi viene in mente, che ne so, l'area che c'è al vivaio comunale, non ho ben capito in base a che cosa è stata affidata, io non ho mai visto un affidamento diretto, scusate, una manifestazione di interesse. Mi vengono in mente quelle aree dove sono stati concessi dei terreni del Comune di Siracusa senza nessun bando pubblico. Queste cose con noi non potranno esistere, questo ho voluto sottolineare ieri. Va bene, altre cose di cui parlare. Ieri mi ha fermato un cittadino e mi ha detto: ma su Piazza Uribe stai combinando un manicomio? No, non sto combinando un manicomio, dico le cose come stanno, e ovviamente la verità fa male. Ovviamente quando io ti dico che sono stati spesi oltre 1,5 milioni, 1,7 milioni, quello che è, in malo modo, tu non puoi replicare, perché effettivamente ti ho dimostrato che l'acqua piovana non va via, ti ho dimostrato che quella fontana che tu chiami fontana è diventata una palude. È ovvio che poi là si arrabbiano. Ieri mi ha colpito un video del sindaco di Siracusa che in giacca, camicia, era messo lì a bordo, suppongo, di un canalone. Abbiamo pulito, amico mio, che cosa avete pulito? Sono 4 anni che tu non esisti in questa città, sono 4 anni che tu intaschi uno stipendio senza fare assolutamente nulla. Io ti ricordo che lo scorso anno, in questo periodo, le stesse aree dove tu ieri là a farti il video, sei bello, ieri, lo scorso anno si sono allagate le vie e tu eri assente. In questo anno cosa hai fatto? Hai battuto i pugni a Roma, a Palermo, alla regione siciliana per far sistemare la situazione da un punto di vista idrogeologico? Non hai fatto assolutamente nulla. Quando purtroppo andrà a piovere nei prossimi giorni, settimane, mesi, si allagherà nuovamente tutto, senza che tu hai fatto assolutamente nulla. Quindi infilarti in un canalone, non era infilato un canale, l'hanno messo là, gli hanno messo alcuni followers, gli hanno messo là accanto un paio di sacchetti di spazzatura, e lui ha preso meriti di una cosa che non sa manco di cosa sta parlando. In un canalone hanno pulito, probabilmente delle squadre pagate ovviamente,
per fare quel tipo di operazione lì. Quindi, caro sindaco di Siracusa, se davvero tu hai questo ciglio ambientalista, ecologista e quant'altro, domenica prossima vieni con noi a pulire via Algeri, via Basilicata, via Lazio. Però non venire con la giacca e con la camicia, vieni magari con una t-shirt, non ti fare campagna elettorale, o quantomeno vieni a pulire con noi, ti fai campagna elettorale, ma ti sbracci, fai davvero qualche cosa e non intaschi solo soldi senza aver fatto nulla, niente, nada de nada. In questi 4 anni non ci sei stato, quindi capisco che tu ti devi candidare necessariamente, non so a fare che cosa il prossimo anno perché non ti voteranno manco i tuoi familiari, però se davvero vuoi fare campagna elettorale vieni domenica con noi. Come non sei venuto, non sei venuto né te, né l'assessore alla cultura, né l'assessore alle politiche sociali, quando abbiamo fatto la bonifica delle terme bizantine, che dovrebbero essere roba di culturale, che te, il tuo assessore, la tua assessora, dovreste masticare un po' di cultura, e invece siete, come ho definito ieri lei, caro sindaco di Siracusa, talmente scarso da un punto di vista politico che per parlare con lei bisogna utilizzare i numeri relativi, perché lei vale meno, politicamente parlando, meno di zero. Va bene, oggi abbiamo fatto qualche nemico in più, mancano 40 secondi, ecco, ormai io vado col timer, sì, perché molte persone mi hanno rimproverato, le sue dirette a volte sono fiumi e fiumi e fiumi, no, io devo essere anche, no, circonciso non lo posso dire, perché altrimenti qualcuno mi farebbe le battutacce, per cui no, sintetico e circonciso, no, vabbè, lasciamo perdere, ok, va bene, ultima battutaccia finale. Ci fu un momento in cui l'amministrazione aveva una grandissima premura di fare questi voucher da 200 euro. Abbiamo partecipato noi con quattro progetti. Ringrazio i professionisti che ci stanno mettendo la faccia in questi quattro progetti, non aggiungo altro, che fino a ieri mi hanno scritto: signor Russo, ma com'è finita? Dottore, professore, stiamo aspettando che il Comune Siracusa batta un segno di vita. Noi abbiamo presentato i nostri progetti, i cittadini stanno aspettando di utilizzare voucher da 200 euro. Come sempre, manca l'amministrazione comunale che è non pervenuta. Probabilmente questa nostra adesione, questo nostro movimento, perché abbiamo coinvolto tanti altri poi enti e associazioni, ha spiazzato qualcuno. E quindi probabilmente i tempi si sono allungati. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo. Ciao!